Questo è Jason per Sample Blind. E questo è il momento più importante dove pescherò il vinile di Cristina D'Avena. I timori erano fondati, il primo è Battisti, ok? Hanno fatto notare quanto era fatto in questa foto, ok? Sono a cavallo. Siccome il secondo si sposa benissimo col primo, quindi siamo a cavallo. Ma il terzo è il più bello, perché non so chi sia, Josephine Baker. Non so veramente a cosa stiamo andando incontro. Poi c'è tipo una cover, credo, quando. Andiamo in studio e divertiamoci. Sono nella merda. Allora, siamo a Love Day Studio e adesso è il momento di valutare seriamente quanto sono sfigato ascoltando i vinili che ho preso, che per una fortunata coincidenza, o meglio strana, sono di Battisti, Beethoven e Baker. Bagascia la miseria. Iniziamo. Il primo che ho preso è Pensieri e parole del grande Battisti. Pensate che culo. O meglio ancora, ad ascoltare. Bene, sacca. Questo lo potremmo usare. Adesso sì. Forse riusciamo a prendere qualcosa da Battisti. Bene. Lo prendiamo per il culo, eh? Quando penso a Maria, ma è massiccio, raga, è massiccio. Il secondo è il Ludovico Van. Mischiare Battisti con la musica classica. Yes we can. Va bene, ottimo inizio. Concludiamo questa maratona di sfiga con Josephine Baker a Tivoli. Lo sapete che vuol dire a Tivoli? Che sarà un cazzo di disco live. Che bello campionare di dischi live. When the earth
smell of summer and the sky was streaked with white and the soft. Allora, da Buon Battisti abbiamo preso questo. Da Buon Beethoven abbiamo preso questo. E da quella povera disgraziata della Becker abbiamo preso questo. Più di questo non potevamo prendere. Vediamo di farli suonare bene insieme. Andrà così, più o meno, credo. Allora, visto che in studio non avevo neanche un pezzo di tastiera, mi sono dovuto arrangiare facendo tutto, diciamo così, sul computer. Allora, il campione, alla fine ho usato come campione principale Beethoven e l'ho tagliato così. Ho messo un po' di reverse. Poi abbiamo aggiunto il basso. È una drumline piuttosto old school. Purtroppo i sample di Battisti e della Becker sono stati declassati a intro, carne per intro, e il beat alla fine suonerà così, più o meno, credo. Questa era Che Dio mi salvi, prodotta da Jason per Sample Blind, direttamente da Love Day Studio. Andiamo a bere. Sento una canzone dolce in fondo al cuore.